La bestia salirà dall'abisso, ma per andare in perdizione. E gli abitanti della terra stupiranno al vedere che la bestia era e non è più, ma riapparirà. Per 5 millenni ho cercato di farmi udire dalla gente, ma pochi hanno ascoltato. E ora, finalmente, tutti quanti mi sentiranno. Io sono l'incarnazione delle molteplici profezie che indicano quest'anno e il 2012 come l'anno in cui la Terra cambierà totalmente la propria fisionomia. Io sono qui da sempre. Presto tutto il mondo brucerà e la madre terra si bagnerà di sangue. Sarà incredibilmente divertente. Il sangue dei nemici scorrerà. Sono millenni che l'uomo si sforza di combattermi. Ho assistito a centinaia di guerre devastanti. Ma niente, niente sarà paragonabile alla battaglia che verrà. Le due forze si scontreranno in un luogo chiamato Armageddon. Il male vincerà sul bene e alla fine dei tempi il male governerà il mondo. E così sia. Nixon prenderà una valanga di voti, lo garantisco. Nessuno voterà per un cattolico. Dick Nixon non sarà presidente. Davvero? Almeno per questa volta. E perché no? Lui non viene bene in televisione. Beh, deve fare il presidente. Mica un'audizione per Gunsmoke. Generale, mi ascolti. Il mondo è la televisione. È per mezzo di essa che la gente si forma le opinioni. Sono quelli come me che decidono cosa si deve pensare. Ho centinaia di stazioni televisive, radiofoniche, dozzine di giornali e riviste. Chi legge, ascolta la radio e guarda la televisione, vede le cose che io voglio fargli vedere. Eccoci qui. Come sta il mio piccolo prodigio? Per fortuna sta molto meglio. Beh, anche grazie alle sue cure. E che mi dici di te, Stone? Credo che senta la mancanza della madre. E così è per me. Ma sono già passati 3 mesi. È il momento di superare la cosa. Figliolo, da domani smetterai di essere in lutto per tua madre e prenderai in mano la tua vita. Mi hai capito bene? Sì, padre. Molto bene. Buonanotte. Buonanotte, signore. Ti capisco. Manca anche a me. Il buon Dio si è preso la tua mamma, ma ti ha regalato un bel fratellino. Vuoi una bella tazza di cioccolata calda? Ci sediamo davanti al fuoco e parliamo un po'. Va bene? Torno subito.
il signore Dan. Il signore Dan. Mi auguro che qui non sia cambiato nulla da quando io ero un cadetto. Le assicuro, signor Alexander, che qui formiamo uomini come lei. Persone in grado di guidare il mondo. Vedrai che ti troverai bene. Lavora duramente. Obbedisci alle regole. Con mio figlio sarà necessario avere mano ferma, non lo coccoli, è chiaro? Lo voglio forte e resistente. Pronto per il mondo. Impara a farti degli amici. È molto importante. Se suo figlio possiede ciò che serve per diventare un leader, io saprò come guidarlo. Ti verrò a trovare quando potrò. Andiamo. Aspettato a lungo. Benedicimi, perché possa servirti in questa nostra impresa. Dammi la forza di diffondere il tuo messaggio sulla terra. Colui che vive nelle tenebre governerà il mondo. Cinquecento anni fa i generali disponevano gli uomini in linee di schermaglie. Dopodiché li mandavano all'attacco. Con delle picche come questa. Le armi di questo tipo richiedono uno scontro corpo a corpo. Coraggio, forza, audacia sono doti indispensabili nella battaglia. Ma con l'invenzione della polvere da sparo, le cose sono cambiate.
e hanno lasciato il posto a migliaia di uomini valorosi massacrati. Questo cosa significa? Come leader militari, sarete responsabili della vita dei vostri uomini e dovrete sapere abbinare la tattica alla tecnologia. Grazie, cadetto Alexander. È tornata! La figlia di Francini! Gabriella! Ma guarda! Che ciao. Bella ragazza! Come sei cresciuta! Allora, andiamo a mangiare qualcosa? No, no! Perché no? In battaglia. Ci sono due tipi di soldati. Quelli che sopravvivono e quelli che muoiono. Stanno arrivando. Controllare il perimetro. Per vivere dovete uccidere. Gli assassini vincono le guerre. Cadetto Monticelli, tu e la tua squadra difenderete la zona 33 dagli attacchi della squadra del cadetto Alexander. I vincitori riceveranno un encomio speciale. Questa non è un'esercitazione. Questo è il vostro primo passo nel futuro. Io non faccio prigionieri. Idiota. Beh, Gabriella non pensa che io sia un idiota. Mi piace che Fausto debba lasciare l'Accademia. Perché? La so che lui ti piace. È molto simpatico, ma solamente come amico. Vieni. Non è bellissimo? Magnifico. Li vedi quei gatti? Ce ne sono dappertutto. Invece 2000 anni fa... il Colosseo era pieno di tigri e leoni. Venivano usati per uccidere i cristiani. Ricordo che la gente si divertiva. Cioè, l'ho studiato. Ma certo. Gabriella, ciò che provi per me è uguale a quello che provi per Fausto. Mi ritieni solo un amico simpatico. No. Gabriella, aspetta. Resta qui.
Ti prego. Resta. Hai ragione, è vero. Resta. Questa storia di Fausto è davvero molto seria. Ci vogliono dei mesi prima che esca dall'ospedale. Sì. Siamo tutti molto amareggiati per la prematura scomparsa di Fausto. Molto diplomatico da parte tua. Ma ci sarà un'inchiesta. E da quel che ho capito, non si metterà bene per te, Stone. Ho la testimonianza giurata di una dozzina di cadetti. Degli uomini di Fausto. Dicono che io ero lontano da lui al momento dell'incidente. Io ti ritengo comunque responsabile dell'accaduto. È mio dovere trovare un colpevole. E ora passiamo a qualcosa di più personale. Signore? Ho notato il modo in cui guardi mia figlia. Ah, sì. Io ammiro molto Gabriella. Sarei onorato se mi desse il permesso di passare più tempo con lei. Questo è fuori discussione. Non credo tu sia la persona adatta a lei, nonostante tu sia convinto del contrario. Sei un leader nato, Stone, ma sei totalmente privo di umanità. E non voglio che mia figlia frequenti una persona come te. In ogni caso, temo che lei non sia in grado di separarci. Davvero? Se lei mi darà il suo permesso di vedere Gabriella, io le darò il permesso di continuare con la sua accademia e le offrirò qualcosa di incredibilmente più importante. Pensi forse che i soldi di tuo padre ti autorizzino a trattarmi in questo modo? Adesso lo informerò del tuo comportamento. Lei mi darà quello che voglio e in cambio io le darò la sua anima e la renderò immortale. Cosa ne pensi di tuo fratello? Trap! Arm! Attenzione! Chi vorrei essere come lui? È meglio se rimani ciò che sei, David. Avanti! Marsh! Ho deciso di rinunciare alla carriera militare. Ho accettato una carica all'Unione Europea, amministrativa. Complimenti. Congratulazioni, figliolo. Grazie, papà. David! Finalmente ci incontriamo. Così tu sei mio fratello. Beh, spero che non ti dispiaccia. Niente affatto. Allora, David, papà ti sta preparando a seguire le sue orme? Beh, non siamo molto d'accordo sulla strada che dovrò prendere, ma troveremo una soluzione. Non è vero, papà? Ma certo, ragazzo. Credo che andrò a prendere qualcosa da bere, qualcosa di fresco. Te lo prendo io. Allora torna presto, così parliamo un po'. Lo sai, l'Unione Europea non è il posto giusto per te, Stone. Tu non sei tagliato per fare il burocrate. So bene quello che faccio. Ho programmato tutto. Potresti tornare a casa e lavorare con me. No. Sono cresciuto qui in Europa. Questa è la mia casa. C'è di meglio nella vita che guadagnare soldi. Io non mi sono comportato bene con te. Vorrei rimediare in qualche modo. Torna a casa con me. Avanti. Potremmo costruire i nostri sogni insieme. Che cosa ne dici? Tutti e tre insieme. Un sentimento molto nobile, padre. Ma poco pratico, temo. Io farò cose che tu non hai neanche mai sognato. Io riuscirò a cambiare il mondo. Caro vecchio papà, pensi che io stia delirando? Vedrai. Ok,
cavolo. Oh, mi dispiace. Scusami. Va tutto bene, davvero. Tranquilla. Non è niente. Ciao, io mi chiamo David Alexander. Sei il fratello di Stone. Lo conosci? Mio padre dirige la scuola. Io conosco tutti i cadetti. Secondo me è colpa dei media se abbiamo perso la guerra in Vietnam. Il governo non ha saputo manovrare l'unica arma vincente. Praticamente io sono cresciuta qui. Scusi, generale. Padre. Che cosa hai fatto a mio figlio? Perché è diventato così? Sai che cosa penso, Daniel? Credo che la responsabilità non sia né mia né tua. Come mai tuo padre non ti ha mandato qui? Credo che pensi che Stone sia migliore di me. Magari soltanto diverso. Voglio dire, siete fratelli, ma siete due persone differenti. Avrei voluto essere come lui. Perché? Beh, perché... qui è bellissimo. Non ho mai visto niente di più bello. Beh... E tu... diventerai uno di quei... come si dice... dei media qualcosa. Magnate? Sì, esatto. Magnate. No. Io voglio fare qualcosa per aiutare le persone. E la televisione non può esserti utile? Forse, ma non quella delle reti più importanti. Vuoi rubarmi la sposa, David? Oh, Stone, stavo solo... sposa? Che cosa vuoi dire? Te l'avrei chiesto prima, ma non posso mai stare da solo con te. E poi così abbiamo un testimone. Gabriella, sposami. Sposami e sarai la regina del mondo. Scusami, Stone, ti prego, ora devo andare. Sei imbarazzata. Gabriella, ciao. È così dolce. Lei dirà di sì. Scusate, torno subito. Beh, quando accadrà... Accadrà cosa? Quando lei dirà di sì, tu sarai un uomo fortunato. La fortuna bisogna costruirsela. Fortuna? La fortuna di aver avuto questa prestigiosa fondazione come guida e come ispirazione per tutti questi anni. Questa accademia ha regalato al mondo alcuni dei più potenti leader militari, ma anche importanti imprenditori, tra i quali io sono orgoglioso di potervi presentare uno fra i più significativi che è seduto proprio là. Mio padre. Inoltre stasera dedicheremo questa magnifica sala da concerto alla memoria di un altro padre indimenticabile, quello della mia cara moglie Gabriella. Grazie. Bel discorso. Ah, grazie. Bene, direi che entrambi i miei figli sono diventati degli oratori migliori di me. Guarda che neanche tu hai mai avuto problemi a farti ascoltare, padre. Questo è vero, Stone. Molto bene, sono felice di vedervi d'accordo per una volta. Vuoi scusarmi, padre? Stone. Avrei bisogno di parlarti in privato. D'accordo. Bravo, grazie mille. Dave! Ero sicuro che ti avrei rivista. Due volte in 20 anni la gente inizierà a pensare male. Come stai? Ormai, sono vecchia. No, ti sbagli. Sei ancora più bella dell'ultima volta che ti ho vista. David, tesoro, sei il mio senatore preferito. Membro del congresso. In ogni caso mi sei mancato terribilmente. Il vecchio Francini. Mi manca. Sì, lui è stato come un padre per me. Più di quanto lo sia stato io, lo so. Sai, molti dicono che quando si avvicina la morte si tende a rivalutare quella che è stata la propria vita. Nonostante i miei successi, io ho fallito in una cosa. In che cosa?
Io ho fallito con te, Stone. Ma che dici? Quello che sono oggi lo devo a te. Ti ringrazio per avermelo detto. Ti va di ballare? Con piacere. Questo potrebbe essere politicamente compromettente. Che cosa vuoi dire? Un membro del Congresso americano che balla con la moglie del capo dell'Unione Europea. Comunque, come devo chiamarti, Altezza? Oh, David, non essere sciocco. Vostra Maestà è molto meglio. C'è una cosa che ti devo dire, Stone. Ma io la so già. Tu stai per vendere tutto. Non è così? Le stazioni televisive, poi quelle radiofoniche e anche tutti quanti i tuoi satelliti. Tutto sarà donato alla gente. Già, a quelle insulse moltitudini di individui che ti hanno reso ricco. Se stai cercando un modo per redimerti, papà, è stupidamente tardi. Tu puoi dire tutto quello che vuoi, ma ormai è deciso. Renderò pubblica la mia decisione stasera, durante il mio discorso. Oh sì, sì, è nel tuo stile. Castrare i tuoi figli davanti a degli estranei. Ho sempre ammirato il tuo stile. Ma questa volta tu farai a modo mio. Non c'è proprio niente che tu possa fare al riguardo. Oh, ma guarda che non ti taglierò fuori completamente. No, farò un generoso regalo a te e a David. Tu avrai il castello a Roma e David avrà la mia tenuta in Virginia. Tutte e due sarete soddisfatti, ve lo assicuro. Vedi, a me non basta essere soddisfatto, padre. Io pretendo molto di più. Allora com'è vivere al fianco di mio fratello? Lui è uno che non si riposa mai. Non ho ancora capito cosa voglia davvero dalla vita. Beh, lui a te. Cosa potrebbe volere di più? David, dico seriamente. Anche io. Questo è inaccettabile, padre. Io avrò ciò che mi spetta di diritto. E questo include, ogni cosa. Forse non mi sono spiegato bene, Stone. Niente di quello che dici mi farà cambiare idea. Male. Vedi, io ho bisogno del potere del tuo immenso impero mediatico. Ho intenzione di cambiare un po' le cose in questo miserabile mondo. Ti avverto, se tu soltanto proverai a trascinare me in tribunale. Il mio povero vecchio padre, sempre pronto alla battaglia. Suppongo che mi mancheresti solo se avessi provato qualcosa per te, ma vedi, non è così. Vai all'inferno! Sì. Aiuto! Scusa. Qualcuno chiama un'ambulanza! Presto! Fate in fretta! Serve un'ambulanza, subito! Padre! Padre! Papà, che è successo? Non lo so, lui non si sarà sentito bene. Sarà uscito sul balcone a prendere un po' d'aria. Papà! Dio, perché l'ho lasciato solo? No, papà, non ti sforzare. No. Ma che può essere successo? Dies nebulosa valde quando tenebrarum pondus calet super peccatores. Questo è il mio sangue stillato per mano dei miei nemici. Bevilo e attendi il potere. Questo è il mio corpo, nero come il peccato. Mangialo e rinasci nel mio nuovo impero. Sta per giungere il grande momento. Presto le cose che conoscete cesseranno di essere.
Sulla Terra si espanderà il potere della distruzione e della sofferenza. Oh, uomini, tremate e scappate di fronte alla nera luce della rinascita. La fine è vicina. A causa dell'attentato da poco subito, è stata intensificata la sorveglianza anche qui, al Tempio della Montagna a Gerusalemme. Ci troviamo qui per la nomina di Stone Alexander a Cancelliere Supremo del Governo del Mondo Unito. Jack, a te la linea. Ti ringrazio, Dana. Durante il suo regno, Stone Alexander ha letteralmente cambiato il volto del nostro pianeta. Solo lui è riuscito a porre fine ai problemi della fame nel mondo, della siccità. Ha messo fine alla guerra in Medio Oriente, gettando le basi per un nuovo governo mondiale. Davvero perfetto. Ecco che cosa succede a non aver mandato là nessuno del Congresso. Presidente, le ho detto che sarebbe stato un errore e avremmo dato il messaggio sbagliato. Il messaggio sbagliato è non essere andati. Giusto in tempo, signor vicepresidente. Lo spettacolo sta per cominciare. La sua ascesa alla presidenza dell'Unione Europea è stata fulminea. Ha cancellato i confini convenzionali e ha suddiviso la terra in 10 diverse zone democratiche. Il segretario generale di ogni zona prende parte al governo del mondo unito, ma con l'elezione di Alexander a cancelliere supremo le cose cambieranno ancora. Dana? Ora andiamo dentro dove il cancelliere supremo terrà il suo primo discorso ufficiale. Amici miei, avete costruito una magnifica casa per me. Io sento che il mio sogno sta per realizzarsi. Io so che molto presto costruirò il mio trono tra le stelle e governerò per voi. Io non riesco a credere che quel pazzo sia tuo fratello. I miei l'avranno trovato per strada. Una vera sfortuna. Ho fatto ciò che nessun uomo ha fatto prima. Ora sono re e un dio. Ma come si fa a credere a quello che dice? Non dobbiamo dimenticare che la gente ha creduto a Hitler. Come lei ben saprà, la maggior parte delle nazioni si sono alleate con lui. Dovremmo prepararci all'eventualità di una guerra. Dichiarare l'embargo deve essere la prima cosa da fare. Così capiremo chi è con noi. Che ne è dei cinesi e dei latini? Da che parte stanno loro? Non comunicato. Guardi, questo è un rapporto dell'intelligence. Da qui è possibile notare varie attività. Pare che qualcuno stia organizzando un vero e proprio esercito. Ma non possiamo provarlo. Beh, la CIA ha in mano molti dati interessanti. Ad esempio, grossi spostamenti di denaro. Questo sì è molto preoccupante. Chi è responsabile? Temo che sia mio fratello. Nessun altro potrebbe disporre di così grandi somme da investire in una guerra. C'è il cancelliere in linea. Passalo sullo schermo. Come sapete, ora sono a Gerusalemme, ma quando mercoledì tornerò a Roma, gradirei molto che veniste a trovarmi. Io sono un uomo molto impegnato, cancelliere. Signor Presidente, qui stiamo parlando del futuro del mondo. Con questo cosa vorrebbe dire, esattamente? Ogni uomo su questa terra è chiamato a compiere il proprio dovere. Beh, vuol dire che se vi chiedo di venire fino a Roma è perché è necessario. Capitano, dia disposizioni che venga preparato l'aereo. Secondo i suoi ordini, presidente. Bene, diciamo che questa volta non possiamo lamentarci sulla destinazione. Buon lavoro, signori. Perché non ti rilassi un attimo, David? Non smetti mai di lavorare. Cerco solo di alleviarle il carico, signore. Voglio capire cosa ha in mente mio fratello. E cos'è che lo spinge? Oh, te lo dico io che cos'è che lo spinge. Vuole il potere. Il potere logora chi non ce l'ha, si dice. E rende pazzo chi ha la sfortuna di subirne il fascino. Tuo fratello è convinto di essere l'ingranaggio di un meccanismo superiore. Gli dia un'occhiata. Che cosa c'è di strano? Quella è una lista della CIA, di 200 persone importanti che sono entrate in contrasto con mio fratello, o nella politica o negli affari. Fammi indovinare. Morti. Nessuno escluso. In circostanze sospette o per morte naturale? Ah, sono morti di infarto, di cancro, di ictus. Pensi forse che tuo fratello sia uno stregone? Sai molto bene che io non credo affatto a queste cose, David. Volevo solo darle un consiglio. Stia a debita distanza. Temo di non poterlo fare. Per farmi rispettare da lui devo parlargli faccia a faccia, da uomo a uomo. Lo sa, signore, se fossi lei farei lo stesso. Cos'è? Vuoi diventare anche tu presidente? Lascia che prenda io queste decisioni. Nel frattempo... Gin. Ah. (ride)
Fa le carte avanti. Sì, signore. Amici miei che siete riuniti qui oggi, questo è il primo grandioso giorno nel regno del mondo unito! Un solo governo, una sola lingua, un solo Dio che guiderà gli uomini attraverso il cambiamento che ci porterà presto un futuro migliore! Un dittatore? So che molti di voi la pensano così e so anche da dove viene la vostra paura. È quella stessa paura che mosse i due assassini di Giulio Cesare proprio là, nel Foro Romano. Paura di quel che sarebbe accaduto. Paura della sua immensa forza e della sua ambizione. Miei cari amici, voi non dovete temere la mia audacia. Io non sono un dittatore, ma io vi devo guidare. Secondo la profezia, il cambiamento alle porte. Io non vi sto chiedendo di seguirmi, ma di fare questo viaggio insieme a me! Questo viaggio verso un'era migliore! Come sta, cancelliere? Signor Presidente... Ah, David. Il mio fratellino. Gabriella sarà molto felice e vorrà vederti se ne avrà il tempo. Certo. È stato davvero un bel discorso il suo. Sì, come era il suo quando è stato eletto. Già. Perché non facciamo due passi ora, così magari parliamo un po' di quell'affare tanto urgente? In fondo è per questo che ci ha chiesto di vedere. Con piacere. So che è riuscito a trovare consensi nei paesi del terzo mondo e anche in quelli socialisti e che tutti quelli che si sono aggregati al suo governo mostrano grande entusiasmo. Ma sono costretto a dirle che noi non siamo interessati ad entrare a far parte del suo ordine del nuovo mondo. Temo che questa decisione non spetti più a lei. Vede, le Nazioni Unite e l'Unione Europea si sono spontaneamente fuse nella mia organizzazione. In effetti anche tutti i suoi rappresentanti hanno deciso di firmare questo accordo. Quelli sono ambasciatori e sono io che ho l'ultima parola. Come vicepresidente, almeno tu riuscirai a comprendere che io agisco soltanto per il bene di tutta quanta l'umanità. Mi dispiace deluderti, ma sono assolutamente d'accordo con il presidente. Voi non potete essere gli unici ad andare controcorrente. È un comportamento alquanto assurdo. La zona del Nord America deve unirsi alle altre. La zona del Nord America. Lei e tutta la sua gente potete chiamarla come preferite, ma finché avrò respiro, continuerò ad essere il presidente degli Stati Uniti d'America. Capisco. Bene, allora. Non c'è altro da aggiungere, credo. Signori. Vederci. Signore! Presto, forza! Coraggio! Forza! David! David. Gabriele. Ciao, caro. Come sta il presidente? Non sta affatto bene. Stone ha chiamato all'ospedale. Mi ha detto di volermi vedere. Dice che è urgente. È un po' in ritardo. Mi sono permessa di far preparare il pranzo. Ti puoi fermare? Ma certo. Oh, bene. Vieni. È un piacere vederti così.
Solo io e te. Quando è stata l'ultima volta? Nel luglio di 2 anni fa, alla raccolta fondi a Washington. Avevo rimosso quella serata. Quella sera erano tutti innamorati di tutti te. Tutti quanti, tranne te. Non mi hai neanche parlato. Ciao, Gabriella. Eri circondata da ammiratori. Io sono sempre stato innamorato di te. Ma David, che ti succede? Non pensavo fossi così sentimentale. Posso chiederti una cosa? Le cose vanno sempre bene tra te e Stone. Ma che domande mi fai? Certamente. È solo merito suo se la mia fondazione ha così tanto successo. Lo sai quanti chili di cibo abbiamo spedito nel terzo mondo? 500 milioni. Ma tu sei felice? Felice, felice, felice. Che cos'è la felicità? Gabriella, ho paura per te. Perché? Beh, mi sembra che tutto ciò che passa per le mani di Stone muore. Muore? Sei pazzo. Forse. Forse. Ma cerca di stare attenta. Perché? Tieni gli occhi aperti. Puoi fare questo per me. Ti prego. Terrò gli occhi aperti. Il cancelliere è arrivato. Ok. Scusami. Ah, David. Sono desolato per il presidente. Ho detto anche una preghiera per lui, ma non si sa mai se Dio è in ascolto. Pensi non me ne sia accorto? Allora? Di che stai parlando? Io non so come hai fatto, ma intendo scoprirlo. Io non ti piaccio, vero, David? Mm? Non cercare di nasconderlo. Io davvero non ti piaccio. Che cosa vuoi, Stone? Hai trascorso un pranzo piacevole, fratellino? Ah, mia moglie. Lei è così leale. È la qualità che apprezzo di più in lei. C'è qualcosa di cui vuoi parlarmi? Nell'eventualità che tu diventi presidente della zona del Nord America, io voglio poterti avere al mio fianco. Ti prego, ascoltami. Tu sei mio fratello, David. La mia famiglia, il sangue, significherebbe molto, almeno per me. Non siamo mai stati una famiglia. Io cerco di aiutarti, David, ma non lo capisci. Insieme noi possiamo governare tutto il mondo. Sì, dalla mia parte, David, e così sarai secondo soltanto a me. Non succederà mai. Ho tutto il potere. Io posso cambiare il mondo. Fino a quando noi avremo dalla nostra parte i cinesi e i latini, non potrai ottenere ciò che vuoi, neanche all'inferno. Otterrò sempre quello che voglio all'inferno. Oh, avanti, avanti. Unisciti a me, saremo vittoriosi. Ce la faremo, è una promessa. Addio, Stone. Questo è inaccettabile, padre. Io avrò ciò che mi spetta di diritto. Che cosa hai fatto? Beh, non quello che ho fatto io, David, quanto quello che hai fatto tu. Non è verosimile? Non ti aspetterai davvero che qualcuno ci creda? Io non ero lassù, ho dei testimoni. Questa è televisione. E la gente crede a quello che vede in televisione. E mentre cercherai di provare la tua innocenza, la tua credibilità sarà già morta come il nostro povero papà. Non provocarmi. Accidenti. Chissà se mia moglie sa quanto puoi essere violento.
signor Presidente. David. David, mi dispiace. Posso fare qualcosa per te? Perché non ti consulti con il tuo congresso? Sei il presidente ora. Hai 24 ore di tempo per darmi una risposta. Abbi cura di te. Dovremmo ucciderlo. Gli atti contro natura generano solo mostruosi turbamenti. Anno 2012. Lo sai che tutto giunge ad una fine. Il tuo sacrificio non è servito a niente. Presto tu verrai sottomesso a me. E tuo padre mi vedrà per quello che sono davvero, ossia colui che realizzerà la profezia. Presto finirà. No, avrà inizio il mio regno. Sulle tue ceneri inizierà una nuova vita. Il giorno che da millenni l'uomo aspetta con timore sta per giungere a liberare l'umanità dal giogo della tua fede. Il 21 dicembre 2012 è alle porte. Ormai è ufficiale. Tuo fratello ha rifiutato la tua offerta. Ha deciso di non unirsi a noi? Beh, nello schema delle cose, il mio fratellino non è che un piccolo inconveniente. E sia, dopo un'eternità di attesa, la fine è alle porte. Sì. Guarda il miracolo della profezia. Io sono la nuova era. Io! Ecco, guarda! Dio, che farai adesso? Nemmeno i tuoi miracoli possono fermare il destino che sta per compiersi! Di Lilith, agisci! Forza! Scorra copioso il sangue e bagni tutta la terra! È il momento! Queste sono solo alcune immagini delle terribili disgrazie che da 11 giorni ormai si abbattono senza interruzione sull'intero pianeta. Inondazioni, uragani, eruzioni vulcaniche, esplosioni incontrollate stanno mettendo a dura prova la sopravvivenza del genere umano, totalmente impotente e in balia degli eventi. Il bilancio di ieri sale oltre le 300 vittime. È in parte dovuto alle manifestazioni di violenza di gruppi isolati e in parte alle terribili calamità. La gente pensa che sia arrivata la fine del mondo. Si riversano per le strade. Calmo! La mia gente non vuole essere ingrata, signore. Ma quando una cometa distrugge ben tre quarti della nostra vegetazione... Ho capito benissimo. Lei deve fare qualcosa. Signor Presidente, lei deve ascoltarmi. Io non intendo cambiare idea sull'alleanza con il mondo unito. Queste sono le notizie ufficiali da Roma. Il mondo unito ha stabilito un completo e definitivo embargo nei nostri confronti. Signori, dovete credermi quando dico che farò qualsiasi cosa per risolvere i nostri problemi. Farò dei sopralluoghi in modo da avere le idee più chiare sui vari casi. Lui vuole controllare il mondo. No, lui vuole solo far tornare la pace, non controllare il mondo. Lui vuole toglierci la libertà. La nostra libertà di nazione sovrana. Non ci faremo corrompere da sanzioni, embarghi o da qualsiasi cosa lui decida di farci. Ho ordinato di procedere con esecuzioni di massa per i dissidenti e le loro famiglie. Non è tollerabile la disobbedienza in un momento così importante. Bravo, Kocinski. Sei un ottimo presidente. Ma dobbiamo cercare di non esagerare se vogliamo non avere troppi cadaveri intorno. Potrebbero fare una cattiva impressione. Signor Presidente, sarò molto franco. Dovrebbe smetterla di impuntarsi per questioni personali. La gente di questa nazione non diventerà mai schiava di un leader straniero.
Noi non gli concederemo il potere di decidere del nostro destino. Cosa intende fare per le zone rinnegate? Gli americani? I cinesi? Qualcosa deve essere fatto. Certo. I cinesi hanno 1 miliardo di uomini pronti a combattere. Oh, via, un po' di fede. Potete scusarmi un attimo, signori? Ogni cosa procede come esattamente programmato. È il caos a rendere le cose più interessanti. La battaglia finale che aspettiamo è ormai alle porte. Verrà combattuta a Megiddo. Questo nostro governo è sempre stato e fino alla fine sarà delle persone. Fatto da persone e per le persone degli Stati Uniti d'America. La riunione è finita qui. Prima o poi cambierà idea. Porti i miei saluti a mio fratello. Ma che razza di fanatico sei diventato? Come puoi essere così insensibile? Discuteremo di questo dopo. Oh no, no! Ne discutiamo adesso! Ci sono delle cose che tu semplicemente non comprendi. Ossia, che tutto ciò che passa per le tue mani prima o poi muore. Me l'ha detto David. Ah. È vero. Ah già. Mi ero dimenticato che ti ha soldata come spia il David. Allora, è proprio vero. Hai ucciso tuo padre. Il presidente. Io non ci credo. Oh, fragilità, il tuo nome è Donna. Senti, ma perché? Che non te ne vai dai tuoi patetici poveracci e non mi lasci stare. Ma se a te non interessa niente dei bisognosi, perché spendi la tua fortuna per sfamare il mondo? Perché la via più breve verso la lealtà è attraverso il portafoglio. Però loro non ne hanno mai abbastanza. Vogliono di più. E tu li incoraggi anche. Senti, io sono stufo della loro puzza, della miseria, del degrado. Lasciamoli morire, che muoiano! Noi abbiamo tutto il mondo. Ma abbiamo perso la nostra anima. Dio, che Dio ci aiuti. Dio. Dio. Dio! Oh, certo, sono sicuro che hai una gran voglia di punirmi, quindi rimani pure lì. Allunga la mano e colpisci, avanti. Colpisci come si deve. Sei impazzita. Miei cari figli dell'Africa, siete tutti quanti miei figli e io vi amo in modo speciale. E con i miei figli voglio condividere tutto, perché il mondo è nel caos. Ho detto caos! In quest'area c'è la peste, signore. Sono riusciti ad entrare. Questa zona non è più sicura e questo poi... è il Messico, sergente. Questo è il nostro paese. Non è una zona. Sono stato chiaro? Sì, signore. Aspetti, l'aiuto. Ah, grazie. Signora Alexander. Sì? Al suo servizio, signora. Venga qui. Sapevo che la sua fondazione operava in quest'area... ma non pensavo che avrei avuto l'onore di conoscerla di persona. È un piacere. Grazie, signore. Quanti malati sono arrivati in questo villaggio? Non lo so. Un centinaio, forse di più. Comunque domani saranno il doppio. Oh, Dio, aiutaci.
Avete visto una tempesta di fuoco abbattersi su di voi? Avete visto un cielo in pieno giorno diventare nero come la notte? Poi avete visto i vostri cari morire per una pestilenza che si è abbattuta sulle vostre città e sui vostri villaggi? Tutti avete visto il mondo che noi amiamo tanto trasformarsi in qualcosa di minaccioso e ostile? Per questo voi siete venuti qui oggi! Siete venuti qui per avere il mio aiuto! Io non vi posso aiutare! Grazie, signore. Dio sa che cosa sta succedendo qui, ma non fa niente. Non è Dio quello che deve fare qualcosa. Noi dobbiamo scegliere il bene. Per gli altri. Io non vi aiuterò perché tutti voi avete voltato le spalle a me! A me! Io ho dato cibo alla vostra gente affamata! Io ho portato intorno a voi la pace del mondo! E dopo ciò che ho fatto per voi, voi mi respingete! Mi respingete! Voi respingete così il vostro Dio! E per questo voi verrete puniti! Il mio volere è compiuto. Ora lei si trova dinanzi al volto di Dio, con quella dignità e quel rispetto con cui era stata creata. Non dimenticherà il generale che oggi ha rischiato la vita per venire qui, in questo villaggio, per stare un po' insieme a lei. Ah, la mia Gabriella! Spero che il tuo viaggio sia stato soddisfacente almeno quanto il mio. Ma faresti bene a lasciarli crepare. Un sacco di gente muore ogni giorno. È il destino del genere umano, mia cara. Abbattersi terribili catastrofi. La California ha dichiarato lo stato d'emergenza portando il numero degli stati che ancora resistono a 25. Scorte di cibo e di gas iniziano. La situazione è molto grave. È l'inizio della più grave crisi economica. Spero di aver fatto bene. Oggi i membri del Congresso hanno invitato il nostro presidente ad accettare la richiesta del mondo unito per porre fine alle tragedie che stiamo subendo. Alla fine i network hanno fatto il loro dovere. Il loro intervento è stato determinante. Che magnifica cosa la televisione. Ha svolto davvero un ottimo lavoro per me. Però ci sono ancora tre zone che resistono. E c'è tuo fratello. Già, nonostante tutto, lui ancora resiste. Lui deve essere eliminato. Il prima possibile. Non provare mai più a darmi degli ordini, è chiaro? Mio fratello e il presidente verrà a me. Quando sarà il momento? Abbiamo dato fiducia al presidente. Siamo stati al suo fianco perché credevamo nella sua integrità. Ma la sua carriera era fondata su bugie.
Il Dipartimento di Giustizia ha ottenuto questo video ripreso da una telecamera di sicurezza. Come si può vedere, la morte di Daniel Alexander non fu un incidente. È dunque chiaro che il nostro presidente si è macchiato di uno dei peggiori crimini possibili, il parricidio. In questo momento di buio per la nostra nazione, la sua vera natura si è rivelata. David Alexander è un uomo disposto a fare qualunque cosa. E questo soltanto... Quando è stata tenuta questa conferenza? Mezz'ora fa, signore. Non ne sapevamo niente. Lo voglio al telefono. E ora che David Alexander lasci la sua carica a qualcuno in grado Fammi di indovinare. Guidare questo paese tu. Verso una nuova... È in collegamento. Lei è solo un bugiardo e un codardo. Non la passerà liscia. Possiamo parlare come due uomini che amano il loro paese? Mi risparmi la sua ipocrisia. Si rende conto di ciò che ha fatto? FBI, siamo qui per arrestare David Alexander. Chiama il presidente. Apri il cancello. Abbiamo un problema all'ingresso. Avanti! Non ha abbastanza sostenitori per governare questo stato. Per colpa sua andiamo incontro ad una guerra con il mondo unito. Che provino ad attaccarci. E sarà meglio per loro che siano pronti a perdere. Il Dipartimento della Difesa ha un mandato di arresto contro di lei. Lei è un traditore. Non mi ha lasciato scelte, presidente. Stanno arrivando. Abbiamo un problema. Preparate l'elicottero, subito. Stato di emergenza. Che ha intenzione di fare? Sono in politica da abbastanza tempo per sapere che bisogna essere sempre pronti al peggio. Posso chiederle dove andiamo? L'elicottero raggiungerà una nave della Marina che poi ci porterà nel Mediterraneo. Vai con loro, forza. Fermi dove siete. Devo arrestare il presidente. Non credo proprio. Dobbiamo andarcene, e anche in fretta. Scappano dal giardino! Penso io! L'America è mia. Il presidente si è dimesso e i membri del congresso hanno deciso di volersi finalmente unire al mondo unito. Quindi, confido che quando arriverà il momento tanto atteso, ci sarà anche lei. Il popolo cinese non si assoggetterà mai a lei. Mi ascolti bene. Io so quanto vi costa il vostro esercito. Ben 10 milioni. Anche se ne perdessimo la metà, rimarremmo forti. Farebbe un sacrificio così grande? Perché lei no? Con tanto piacere. C'è una profezia. Il 21 dicembre del 2012 avrà inizio una nuova era per l'umanità. Ha tempo fino ad allora? Dovrai essere molto più convincente con... Cercherò di esserlo. Io evoco il potere. Alexander,
Ecco, guardate qua e qua. Signori, il segretario di Stato si è autoproclamato presidente pro tempore e si unirà al mondo unito. E abbiamo appena saputo che i cinesi hanno mandato truppe a sostenere Alexander. Il nostro è un vero colpo di Stato. Devo saperlo. Da che parte state? Ha paura, signore? Un po'. Andrà tutto bene. Segua l'istinto e non stia mai fermo. Se si blocca diventa carne morta. Adesso sì che mi sento meglio. Il mio fratellino! Cessare il fuoco! Vi dispiacerebbe spegnere la luce quando andate via? Per favore, togliete quegli sporchi anfibi dai miei tappeti antichi. Non è qui. Venga con me, signore. Mi dispiace così tanto. Oh, papà, che vergogna! Gabriele? Fa tutto, mi fa tutto bene, lo so, ora ti faccio uscire di qui. Lo sapevo che venivi. Vai a cercare un medico. Adesso ti faccio uscire di qui. Fidati di me. No. Tu devi combattere la bestia. Sarai guidato da un uomo che ha occhi che non vedono. Seguilo. Non parlare. No, non aver paura. Dio ti ha già preparato la strada. Devi solo seguirla. Abbi fede. Dopodiché sarà tutto finito. Gabriele. Le truppe cinesi si stanno dirigendo verso il Medio Oriente e quelle mandate dagli Stati Uniti stanno facendo lo stesso. Sono certo che gli israeliani non lasceranno entrare a Gerusalemme suo fratello e immagino che questo non gli piacerà affatto. Oh! Ehi, levati di mezzo! No, aspetta.
Signore! Signore! Poi vidi il cielo aperto. Ed ecco un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiamava Fedele e Verace. Egli giudica e combatte con giustizia. Così è scritto. Un nome porta scritto sul mantello. Re dei re. E signore dei signori. Vidi allora la bestia. E i re della terra con i loro eserciti, radunati per muovere guerra contro colui che era seduto sul cavallo. Ho visto un nuovo cielo e una nuova terra. Mai più dolore. Mai più dolore. Quando il male viene portato alla luce, perde il suo potere. Salvaci. 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 E il Signore Gesù distruggerà l'Empio con il soffio della sua bocca e lo annienterà all'apparire della sua venuta. Io sono l'Alfa e l'Omega. Sono l'inizio e la fine. Salvaci. Che è successo là dentro? Qualcuno mi ha dato un messaggio. Ha intenzione di agire? Devo parlare con il premier cinese. Che cosa hai in mente? Combatteremo contro la bestia. La ringrazio molto. Lei sa quanto è importante il suo aiuto. Ma la di fu? Mi cai sai con di tutto ciò qua. 在狂上身上的端子里钱可不好啊小娜 collina di Megiddo. Siamo nel cuore del Medio Oriente. Tra poco arriveranno anche le truppe del premier cinese. Così i capi di tutte le zone del mondo unito che saranno presenti a Megiddo per suggellare questo importante momento storico. Il nuovo leader degli Stati Uniti è appena arrivato. Oh, congratulazioni, signor presidente. Grazie. Come va? Come potete intuire, il nuovo presidente si trova a Megiddo per rappresentare il governo degli Stati Uniti. Intanto continua la caccia all'uomo per trovare David Alexander. Se possiamo usare un piccolo gruppo di uomini per diversificare l'attacco partendo dal centro del quartier generale e se poi procediamo tutti insieme da qui, potremo mandare all'aria l'intera difesa. Si può fare, ma per come la vedo io, Stone è qui soltanto per una celebrazione. Non si aspetta resistenza. Se possiamo aspettare i cinesi, potremmo riuscire a sferrare un vero e proprio attacco da qua. In ogni caso molta gente morirà. Continuate. Va bene, signore. Ok, mettiamo a punto la strategia. Io penso che potremmo passare di qua. Adunarci a questo punto per sferrare l'attacco da tutti i pezzi. Creare più confusione. Soldati,
State compiendo la prima tappa del viaggio verso Gerusalemme! Il viaggio verso una nuova era! Rendiamo tutti onore al Lord Alexander! Onore a Lord Alexander! Onore a Lord Alexander! Onore a Lord Alexander! Onore a Lord Alexander! Come vedete, questo schermo vi aiuterà a visualizzare i vari soggetti. Per esempio, Don Alexander si trova nel campo dell'Eurozona numero 3 e riceve visite informali dalle ore 22 in poi. Da domani, ogni persona appartenente ad una delle zone avrà la possibilità di incontrare l'uomo che ha creato il regno del mondo unito. Signore, perché io? Ci deve pure essere qualcun altro. Non c'è nessuno. Ho paura. Io non voglio morire. Ma se non salgo su quella collina e non vado fino in fondo, morirò comunque. Sono nelle tue mani. Signore, io vengo con lei. No, no. Ci vado da solo. Non può, è molto pericoloso. È una cosa che devo fare io. Grazie. Signore, aiutalo. Devi pensare tu a lui. Non so se avrò la forza necessaria per affrontare questa situazione. Io ti chiedo di guidarmi e di proteggermi. In fondo, se per impedire una catastrofe dovrò perdere la vita in tuo nome, sono pronto a farlo. Fa solo che non sia un sacrificio vano. Il Signore dà. E il Signore toglie di nuovo. Soldati! Signore e signori, vi chiedo gentilmente di innalzare i calici e fare un brindisi all'arrivo di mio fratello qui a Megiddo. Vi rendete conto che oggi sono letteralmente diventato il responsabile di mio fratello? Ah, David, spero tu abbia dormito bene. Bella giornata. C'è il sole, gli uccellini, tutto bene nel mio mondo. Il tuo mondo è un posto buio e malato. Io lo so che cosa hai fatto a Gabriella. Ah, allora ecco perché sei qui. Oh, dopo tutto quello che è successo, tu sei qui per amore, vero? Voglio dire, vi ho osservato per tutti questi anni. Ho visto quanto era difficile per voi, ma nessuno dei due ha mai voluto cedere alla tentazione. È stato davvero stupendo vedervi soffrire entrambi per tutto questo tempo. Forse ho esagerato, scusa. Io lo so chi sei. Tu pensi di saperlo. Le cose si sono messe male per te, non è vero? Non è finita qui. Oh, ma certamente. Vedi, quello che ti ho preparato ti lascerà senza fiato. Unisciti a me e ti risolleverò dalla miserabile condizione in cui ti trovi. E ti farò diventare re. Ti stai sopravvalutando. L'hai sempre fatto. I tuoi uomini non possono battermi. Nessuno può sconfiggermi. Tutto ciò che puoi fare è morire.
Non che mi interessi davvero, ma su chi comanderò io quando sarete tutti morti? Chi potrò punire, eh? Vieni, David, da un'occhiata, non è magnifico? Sì, sì, sì. Bene, i cinesi sono arrivati finalmente. Sì, è gente molto ingegnosa e io saprò farne buon uso. Dov'è il tuo dio adesso? Arriverà. Ah, davvero? E forse sarò anche costretto ad annunciartelo quando arriverà. Hai sentito i suoi araldi proclamare il prossimo trionfo? No? Oh, non importa, niente di grave. Forse questa volta ha deciso di non scomodarsi. Tutte le tue armi, tutti i tuoi uomini, non ti serviranno assolutamente a niente. Tu continui a non capire, non è così? Questa non è solo la battaglia con Dio per le anime degli uomini. Tutto questo è il destino che si compie. Sono le profezie che si realizzano. Oh, tu lo sai, vero sì? Ma non sai cosa farci. Le tue adorate creature ti hanno abbandonato. Per seguire me, ho vinto. Ora trasformerò questo pianeta in un paradiso adatto a me. Tutti gli angeli caduti torneranno a volare. Il mio sarà un inferno in terra. Questo è il primo giorno della nuova era. Da domani il mondo non sarà più quello di prima. Tu non sarai qui domani. Sono i cinesi che stanno attaccando. Non solo. Gli americani colpiscono da est. E i latini dall'altra parte. Fuoco! Stone, è un aspetto dell'animo umano che hai trascurato. Ordino un immediato contrattacco. Combattere. A tutte le unità! Al quartier generale nemico! Ascoltatemi tutti, fino alla morte!
sorpresa. Così tu pensavi di conoscermi? Tenta ancora. Satana, Lucifero. Passato millenni, usando molti nomi, e ora nel 2012 il vostro. Oh, tuo fratello non è stato che un puro strumento, un pupazzo che ho creato esclusivamente per dar forma e vita alla mia impresa. Il momento! Nessuno può sconfiggermi!
Io sono il potere! Io sono Dio! È solo colpa tua. Siamo stati sconfitti! Siamo stati sconfitti! È finita. Hai perso. Non è giusto! Non è giusto!